partendo dal campionato svizzero. Quanti ti andiamo a vedere tra Picato, Pellicone, Fontana, chi ha la meglio, parte bene Fontana davanti a tutti. Fontana, Foglia, Picato, Pellicone, poi Salvatore Di Carolo. Tutti ci rendiamo molto vicini, quindi nessuno è riuscito a prendere il largo. Vediamo anche che fortunatamente in questo momento le vetture tirano su, ovviamente, fango, ma non in quantità così copiosa da non permettere a chi segue di non vedere più nulla, come succedeva nella mattinata. Quindi Pinotti adesso si allarga leggermente, Fontana ne approfitta, Picato non riesce a raddrizzare. Abbiamo chiaramente visto che cosa vuol dire e quanto sia opprimente il fango di riporto sui bordi, perché non riusciva Fontana a schiacciarsi nonostante le provasse tutte. Pellicone davanti, Picato in seconda, vicinissimi due, il terzo Salvatore Di Carolo, poi Fontana che era partito benissimo. Non possiamo dire assolutamente di chi si tratta, però penso sia uno dei due, forse Nicolò Grieco, adesso attendiamo, vedremo dal prossimo passaggio di kart quando il sole e la pista asciutta si riconoscono anche in distanza. Adesso sono tutti marroni, di fango e i numeri non si vedono più, quindi bisogna andare un po' di intuito e soprattutto attendere il display del cronometrista per farsi capire. Pellicone, questo è appurato, Picato e anche qua è appurato, poi Vignarolo, Vignarolo e Nicolo Giacomotti con 6,87. Abbiamo Grieco, Matteo Grieco, poi con 6,18 Fontana. Continua a perdere posizioni, Fontana entra il settimo, con il 615 Nicolò Grieco. Calcio al fango, calcio al fango. Vicinissimi i primi tre, quindi gara ancora vivissima. Pellicone, Picato, Di Carolo, con Pellicone che ha tirato abbastanza lento sopra il minuto, mentre Picato e Di Carolo sotto il minuto, perciò può ancora stare, può passare una rivolta addirittura più veloce in pista. In questo giro Nicolò Grieco con il numero 687 che ha girato il 58 e 908, più veloci in pista in assoluto, vicinissimi, Pellicone Picato. E questo è già l'ultimo giro, arrivi volata a 4, fino adesso la gara più combattuta da ieri pomeriggio, se vogliamo, per l'arrivo. Tutto può ancora essere giocato, siamo all'ultima curva, andiamo a vedere chi dei quattro davanti adesso ci sembra ci sia Picato. Vediamo l'arrivo in fondo, quindi non lo so, vediamo. Pellicone, Pellicone per 81 millesimi su Picato, Pellicone davanti a Picato di 81 millesimi, poi Vignarolo in terza.